Allora, siamo arrivati ai segni d'aria. Precisamente partiamo con i gemelli. È un mese di alti e bassi. Si avvicenderanno momenti simpatici e momenti poco piacevoli. Ma tutto sommato niente di particolare. Dedicatevi al vostro corpo, alla lettura, al vostro compagno o alla vostra compagna. In arrivo gratificazioni professionali. La bilancia. Istinto ed energia fisica vi accompagneranno durante il mese di novembre. Fate attenzione a non abusarne, rischiate di essere fraintesi. I chiarimenti che attendete arrivano. Non scoraggiatevi, calma e pazienza. Il segno dell'acquario. Evitate polemiche inutili. Le discussioni che non hanno senso, non siete in grado di gestirle. Attendete momenti migliori, le gratificazioni si proporranno più avanti. Un po' di pazienza. I segni d'acqua. Allora, con i segni d'acqua e partiamo col cancro. Una nuova consapevolezza renderà novembre un mese veramente interessante. È il momento giusto per affrontare e risolvere i problemi accantonati. Passionalità, fascino vi renderanno sensuali. È un periodo per dare un taglio nuovo alla vostra vita. Scorpione, forza, energia vi metteranno nelle condizioni di affrontare ostacoli e problemi con grande determinazione. Non vi è precluso niente, tutto è possibile. Datevi da fare. Pesci, anche per voi novembre sarà un mese pieno di soddisfazioni, di voglia di fare, pieno di una nuova progettualità. Avrete una grande vitalità fuori dal comune. Sarete frivoli e fascinosi.